Allora, buon cinema a tutti. Sono anche un pochino stufo di... Vabbè, faccio un po' così. E forse la telecamera è un po' alta. Facciamo un po' di quei bei momenti che solo Cinefollie vi regala. Ecco, dai, magari così va anche meglio. Magari se mi allontano un po'. Perfetto, ok, può cominciare il video. Allora, buon cinema a tutti. Ovviamente non taglierò niente perché tutto questo è bellezza. Tra una cosa e l'altra, tra un salto da una parte e dall'altra della città, riesco a ritagliarmi un pochino di tempo per fare questo video. Un video inutile, superficiale, non so neanche che cosa dire, ma così facciamo quattro chiacchiere anche su questo. Alla fine della settimana parliamo di un paio di trailer che ho visto. Ho lasciato il cellulare là, spero che non suoni, perché è ancora attiva la suoneria. Parliamo di un paio di trailer che ho visto, ma prima di parlare di questi due trailer che hanno fatto tanto scalpore, uno in un verso, l'altro nell'altro, facciamo due chiacchiere poi anche su quello che è un pochino il periodo del canale Cinefollie, un periodo che avete visto, è un pochino altalenante, è un pochino incongruente ed è anche poco concreto negli impegni che sono stati fino adesso. In particolar modo mi sto riferendo a Straccetti. Avete visto che è già il secondo mese che Straccetti salta. Io non ho il tempo materiale per stare dietro alle beghe del mio computer che non ha voglia di fare gli editing. Se fosse un computer decente che tu metti i video, li metti uno dietro l'altro i pezzettini, tagli il montaggio, quello e quell'altro, fai i titoli e tutto, poi nell'editing il video viene fuori, allora potrei anche continuare a fare straccetti, ma siccome ogni volta che faccio l'editing è un terno all'otto perché la scheda video fa cacare e non ho il tempo di andare a cercare un'altra scheda video, peggio ancora un altro computer, non ho neanche i soldi in questo periodo per andare a cercare un altro computer o altri progetti, sto cercando di risparmiare per altre cose, visto che comunque i miei video quando non sono tagliati piacciono uguali, anzi piacciono di più, straccetti va in pausa per un pochino, tanto non è che ho visto chissà quale grandi robe di cui parlare, ho visto solo che te devo dire il Club dei 39 di Hitchcock, Lo straniero di Orson Welles, robetta, Hateful Eight, proprio cosine, per cui è inutile fare straccetti in questo periodo in cui c'è il boom cinematografico, ma sapete com'è, no? Io non posso pressarmi e fare in modo che YouTube diventi un peso, fare questi video diventi un peso e di conseguenza poi li faccio male, li faccio brutti, non piacciono a nessuno, non piacciono a me, di conseguenza non piacciono a nessuno, per cui tanto vale non farli. Per cui Straccetti va in pausa. Ultimo aggiornamento, poi parliamo di quelle due o tre cosine dei trailer. Ultimo aggiornamento è i premi che erano stati elargiti a per Cinefollie 5K e Cinefollie 8F8, abbiamo un vincitore anche per quello ed è Emilio, lo ringrazio che tra l'altro ci siamo visti, eccetera, e arriveranno i premi prima della fine di marzo, quindi per Pasqua avrete un regalino e li manderò tutti insieme. Ho aspettato non solo che ho avuto da fare, quindi non sono riuscito a fare delle spedizioni, ma mi mancavano un paio di indirizzi, per cui non avendo gli indirizzi io prima di andare alle poste cerco di avere tutto il materiale, no? Quindi farò tutti i pacchettini e ve li mando uno per uno. Detto questo, ho detto tutto, mi sembra, per cui Cinefollie in sostanza prendetelo per com'è in questo periodo, tanto vedo che i video comunque vi piacciono, vi piace quello che dico, vi piace quello che, come lo espongo, vi piace come faccio i video, vi piace di che cosa parlo, quindi spero che in totale fiducia vi piaccia anche, vi piacerà anche questo video qui in cui facciamo una piccola digressione inutile e superflua, come ho detto all'inizio, su Spider-Man, cioè Civil War e anche Ghostbusters. Allora, questi film, questi trailer hanno fatto scalpore, dicevo prima, uno in un verso e l'altro nel verso totalmente opposto. Civil War ha entusiasmato il popolo, Ghostbuster lo ha destabilizzato, lo ha entusiasmato in negativo, lo ha ridotto ad una becera propaganda in negativo, quindi tutta questa cosa della massa che è andata contro, che ha messo dislike al trailer, ma a priori. Ok, allora, io sono rimasto folgorato dalla bellezza di Kate McKinnon che fa la Egon al femminile, per cui questa cosa mi incuriosisce parecchio. E sì, è veramente complimenti a Kate McKinnon, che non è,
questa grandissima bellezza, come tu dici, oh Madonna, quella mia, come tutti adesso stanno impazzendo per Emma Stone, no? Per esempio, non è questa grande bellezza come fosse Emma Stone, però c'ha una certa personalità quel personaggio, un carattere che mi intriga. Sono curioso di vederla all'opera. Avete visto, no, un paio di post sia su Kate McKinnon che sul trailer, poi ho condiviso il video della Tana di Lelle. Cerchiamo di andare con ordine, parliamo appunto di Ghostbusters. Io non ho capito che cosa ha di sbagliato quel trailer. Vorrei parlare velocemente della operazione commerciale, ovvero quella di recuperare il franchise di Ghostbusters e riproporlo ad un pubblico nuovo. Credo che la scelta di trasformare il cast da maschile a femminile sia la scelta più sensata che potevano fare. Perché? Mi spiego. Perché rimanendo in un cast al maschile, comunque, siccome sono ottuagenari ormai i vecchi protagonisti, alcuni sono morti, pace all'anima di Harold Ramis, credo che appunto portare, cambiare completamente sponda è l'unica chiave di lettura interessante, intrigante e nuova che può dare questo franchise. Perché i Ghostbusters sono una idea originale, ma neanche non tanto, perché all'epoca Aykroyd prese i diritti di quel cartone animato col gorilla, ve lo ricordate? The Real Ghostbusters. Poi dopo hanno fatto la serie animata sul film, però lì è stata un po' una furbata, ha preso un cartone che non andava molto all'epoca e l'ha ristrutturato creando un cult cinematografico che ha fatto poi scuola, storia e ha realizzato tutti quei vari gadget, bellini o meno bellini, che sono diventati appunto un marchio di fabbrica dei Ghostbusters, la trappola, il cannone protonico, eccetera, eccetera, eccetera. Però farlo nel 2016 avrebbe, facendolo uguale, recuperando i vecchi attori, avrebbero corso il rischio di fare un film inutile, come diceva Bill Murray all'inizio, un film di cui non se ne sente veramente la necessità, fermo restando che pure di Ghostbusters in generale non se ne sente la necessità al giorno d'oggi, ma va bene così. Un film che avrebbe semplicemente ricalcato l'onda del vecchio Ghostbuster, un Ghostbuster 3 che aveva gli stessi problemi del 2, che fa ridere, carino, ma alla fine è semplicemente una spolverata superficiale di un franchise vecchio e consunto. Voi pensate che già tra Ghostbuster 1 e Ghostbusters 2 c'è un abisso? E a me piacciono entrambi, alla follia, ma per passione mia, perché sono cult, sono piccoli cult della mia infanzia, per cui bisogna anche un attimino guardare le cose distaccando il proprio gusto personale, le proprie passioni. È vero che a me piace Wolverine, però The Wolverine fa cacare. È vero che a me piace Deadpool, però Deadpool, non riapriamo questa parentesi, vabbè, Deadpool fa ridere, evviva Deadpool, che bello. No, però Deadpool ha i suoi problemi, ok, va bene? Non è un film per me, qualcuno ha commentato. Non è un film per te, semplicemente, come se vai al ristorante e ordini la carne, ma non ti piace la carne. Non è la stessa roba, però vabbè, ci avete ragione voi. Deadpool ha i suoi problemi, comunque, secondo me. Vabbè, non riapriamo la parentesi di Deadpool, va. Però bisogna un attimino distaccarsi da questa personale voglia di vedere cose nuove su, basate su cose vecchie che ti hanno cresciuto, e cercare di capire un pochino qual è la dinamica anche commerciale, soprattutto quando si parla di cinema commerciale. E io credo che la scelta di cambiare totalmente sponda per il cast e farlo al femminile è l'unica cosa che può portare. Avremmo battute diverse da venimmo, vedemmo e senza indugio l'inculammo, perché anagraficamente, a livello di genere, è diverso, ok? Quindi, se sfruttata bene, quella cosa può portare veramente a qualcosa di nuovo, no? Vedete Chris Hemsworth che fa le battute sulle tette, scontate e volgari, venimmo, vedemmo e l'inculammo, è scontata e volgare allo stesso modo. Per cui si rimane sulla stessa linea d'onda dei Ghostbusters, ipoteticamente, ok? Sto cercando di analizzare in maniera distaccata il trailer. Si rimane sulla stessa linea d'onda dei Ghostbusters, ma portando al format e al franchise qualcosa di nuovo, l'unica cosa nuova che potevano fare. Perché vabbè, facciamo i nuovi Ghostbusters però sempre maschili, perché? Che cosa gli dai di nuovo? Le facce e nient'altro. Invece a livello di comicità un cambio di sesso è veramente innovativo,
per quanto Ghostbuster possa essere innovativo, perché è una piccola parentesi nel grande cinema commerciale americano, ok? Ghostbuster sono due film, non è che hanno fatto il botto in maniera esorbitante, sono diventati dei cult, tanto da far incazzare la gente nel momento in cui li toccano, ma non li hanno toccati, li hanno semplicemente modificati, rinnovati, innovati, e non sono andati a sradicarne la sostanza, anzi l'hanno recuperata, gli hanno soffiato via la polvere da sopra e hanno dato al pubblico l'unica cosa diversa che potevano dare, il cambio di sesso, perché altrimenti rimanendo col cast al maschile sarebbe stata la solita cosa cambiata, innovata, con le nuove tecnologie, no? Quei tirapugni che distruggono i fantasmi, la trappola fatta a mo' di tagliola per orsi, eccetera eccetera eccetera, ma le battute fondamentalmente sarebbero state le stesse di un apprendista stregone, per capirci, cioè i vecchi che insegnano i nuovi, tutto al maschile e non c'è niente di nuovo. Invece con un cambio di sesso si ha intanto uno svecchiamento dell'idea, perché comunque lo si porta ai giorni nostri, in cui si sta lottando ancora per la parità di sessi, ma ancora di più per la parità, poi dopo, vabbè, quello è un discorso a parte, sul fatto dei gay, dei transgender, eccetera eccetera eccetera, e delle coppie omosessuali, ma ancora oggi si lotta, si lavora, si discute per la parità dei sessi, e un Ghostbusters che racconta la differenza che c'è tra un gruppo maschile e un gruppo femminile può aprire una parentesi interessante di dialogo su questa diatriba. Ovviamente sono tutte ipotesi date da un trailer che secondo me non ha nulla di sbagliato, fa vedere quello che ci sarà nel film, ovvero un cast al femminile, Kate McKinnon, i nuovi giocattolini che piacciono a quelli che vanno a vedere l'azione, e questo c'è. E basta, che poi voglio dire, sono un minuto e 40 di teaser, ok? Si parla di razzismo, si parla di sessismo, si faranno battute su quel genere, e quindi secondo me può dare qualcosa di nuovo al franchise. È l'unico modo, altrimenti era la solita robina Ghostbusters, che era solo per i fan. Sarebbe stata solo per i fan. Invece è l'unico, secondo me, sequel, barra remake, barra reboot, chiamateli come vi pare, è l'unico sequel che ha che vuole andare a incontrare un pubblico, andare a prendere, ad acciucciare dentro di sé un pubblico che fino al giorno prima i Ghostbusters non se li inculavano neanche, perché le donne, soprattutto. E qui chiudo la parentesi, perché altrimenti sarebbe da parlare un'altra mezz'ora, ma io devo parlare un'altra mezz'ora di Spider-Man, di Civil War. Che bello Civil War, finalmente fanno la Civil War, una Civil War con Capitan America contro Iron Man, sappiamo già come andrà a finire, ma ci piace lo stesso, andiamo a vedere chi morirà, ma tanto sapremo già che moriranno i personaggi secondari, perché i personaggi principali devono portare avanti la serialità del Marvel Cinematic Universe, e finalmente c'è Spider-Man, wow, uno Spider-Man, abbiamo visto finalmente Spider-Man, per la terza volta in 25 anni, neanche 25 anni. Ora io voglio cercare di capire la logica delle persone per cui Ghostbusters al femminile fa cacare, ma rivedere per la terza volta un altro Spider-Man è bello. Io questo non riesco a capire, quindi per favore, guardate, spiegatemelo sotto i commenti, perché Ghostbusters al femminile fa cacare, ma il terzo Spider-Man in meno di 25 anni è bello. Visto in 8 secondi di trailer, in cui lui lancia una ragnatela, ruba lo scudo di Capitan America e si piazza su una macchina dicendo una battuta, una, quattro parole, e no, mi sa due addirittura, hey everybody, una roba del genere, però c'ha gli occhi in CGI, quindi è figo. Ora, io non voglio fare quello che odia i cinefumetti, ok? Vi ricordo che Kingsman l'ho difeso, X-Men Giorni di un Futuro Passato l'ho difeso, ho difeso il primo Avengers, ho difeso il primo Iron Man e anche il secondo, ho difeso, poi non è che hanno bisogno della mia difesa, i soldi parlano chiaro, però voglio semplicemente farvi capire che quando un cinefumetto è fatto bene barra decente, non c'è molto da dirgli, ok? I Guardiani della Galassia mi è piaciuto. Quindi non sono quello che va contro i cinefumetti a priori. Semplicemente non voglio che questi cinefumetti mi prendano per il culo. Non voglio che giochino
in maniera furba e ammiccante con i miei sentimenti da nerd. Perché è chiaro che se tu mi metti... Io faccio l'appassionato di cinema, ok? Quindi è chiaro che se tu mi metti nel trailer come ultima inquadratura del prossimo Apocalypse, ipotetico, Ian McKellen, ipotetico perché non è così, ma se tu mi mettessi a me, appassionato di cinema, nel finale di Apocalypse, Ian McKellen, che fa Magneto, e magari lo vedo nel film per 4 secondi, io comunque in quel trailer mi creo un hype, un'aspettativa, una voglia di vedere quel film in quel momento, giocata su una furbata, che è riaccaparrarsi un pubblico che ha amato Ian McKellen nei panni di Magneto dal 2000 al 2012, perché comunque c'era anche in Giorni di un Futuro Passato, ma forse era 14 Giorni di un Futuro Passato, non mi ricordo, 2 anni fa mi sembra. E quindi allo stesso modo io mi sento preso non per il culo, ok, però sento che in quel trailer c'è l'attesa forzata, no? L'aspettativa forzata, le emozioni spinte a manovella di creare attesa attorno ad una figura mitologica come l'uomo ragno, che a oggi ancora fa scalpore, fa ok, ma va benissimo sfruttare Spider-Man finché è caldo. Solo che non riesco a capire perché il trailer è bello perché c'è Spider-Man. Ok? Secondo me quel trailer è interessante, quel trailer di Civil War è interessante, oh, così almeno mi tolgo anche questa cosa, dici, oh, Civil War, tu vai contro priori. No, Civil War io lo guarderei anche. La curiosità c'è, all'epoca lessi anche il fumetto di Civil War, no? La parte dedicata a Civil War, la lessi, ma quello che voglio dire è, io lo guarderei anche, però il trailer è interessante, incuriosisce per le dinamiche conflittuali che ci sono tra Iron Man e Capitan America, ok? Io non ho sentito nessuno dire, oh che bel trailer, si parla del conflitto tra i supereroi. Tutti a condividere, fare screen su Spider-Man, che avrà una parte esageratamente marginale perché i diritti sono di Sony e lo sappiamo già, ma non ci interessa, noi facciamo finta di non capire. E ad oggi, avendo a che fare ancora di più con le persone, sono ancora più convinto che la gente vuole non capire. Vuole farsi abbindolare, ok? E da Civil War vi volete fare abbindolare da Spider-Man. Quindi Spider-Man, secondo me, è proprio veramente una componente irrilevante all'interno del film, all'interno del trailer, ok? Forse gli daranno una parte nel terzo trailer di Civil War, che manco so quando esce, a maggio mi sembra, maggio, vero? Forse esce da noi gli ultimi di aprile, non mi interessa. Sono curioso, non mi interessa. Però questo io non riesco a capire, perché Ghostbusters al femminile fa schifo, ma Spider-Man fatto per la terza volta riesce a creare l'ansia, l'attesa, la voglia di... Che poi anche quello Spider-Man lì non è nuovo, no? Cioè non è lo stesso Spider-Man di Amazing, non è lo stesso Spider-Man di Raimi, è un nuovo Spider-Man. È uno Spider-Man rinnovato, come hanno fatto con le Ghostbusters, rinnovate, cambiato il cast, cambiato il sesso, cambiate le battute, però quello fa cagare Spider-Man, che è nuovo, rinnovato, tredicenne, originale, ancora non si è visto niente di questo uomo ragno, ancora è un'incognita all'interno del mondo cinematografico, ok? Quello sì, queste no. Me lo spiegate nei commenti? Intanto io vi saluto e prendete quello che Cinefolia riesce a darvi in questo periodo, vi chiedo scusa, ma purtroppo sono oberato di cose da fare. Grazie a tutti, continuate a iscrivervi a The Crazies, che piano piano sta ricarburando le cose, sta migliorando le cose, sta offrendo contenuti che anche lì sono contento che piacciano. Vi ringrazio, vi saluto e aspetto le vostre opinioni su Ghostbusters al femminile e Spider-Man, e vabbè ormai quello è diventato Spider-Man, e Civil War, i due trailer. Buon cinema a tutti e alla prossima, ciao!